Avendo il nostro progetto utilizzeremo Bootstrap come libreria per i CSS, per gli stili, e andremo a copiare lo starter template dal sito. Andiamo quindi a creare il nostro progetto HTML5 JavaScript all'interno di NetBeans. Copiamo il template dal sito di Bootstrap e copiamolo all'interno del nostro file index.html che conterrà la nostra applicazione JavaScript e HTML. Una cosa a cui prestare attenzione è il fatto di modificare quando si scarica da Bootstrap togliendo Slim a jQuery, altrimenti non ci saranno le funzioni per fare le chiamate AJAX al nostro server REST. Andiamo ora, seguendo la documentazione di Bootstrap, a creare il layout della nostra applicazione. Il nostro codice JavaScript andrà eseguito all'interno della funzione document.read. Questa, il dollaro, indica le funzioni di jQuery. Quindi viene
recuperato il document, quindi tutto il DOM, quando è pronto verrà chiamata la funzione ready. La function anonima, senza nome, che passiamo all'interno di ready è una callback ed è uno dei pattern classici di JavaScript. Cioè quando il documento è pronto, allora esegue quello che sta nella funzione anonima. Nella funzione anonima andremo praticamente a creare tutto il nostro codice. Per prima cosa creeremo una chiamata alla funzione getJSON e andremo a recuperare l'elenco delle country, dei paesi. Il primo parametro è l'URL, il secondo è la callback, che verrà eseguita una volta recuperati i dati. Se noi adesso andiamo a eseguire la nostra pagina all'interno del browser, notiamo che c'è un errore che ha a che fare con l'access control, con quello che si chiama course, e questo ci impone di dover andare a cambiare il controller REST all'interno del nostro progetto. E in particolare, ecco qua, vediamo, c'è cross origin. Dobbiamo utilizzare questa notazione per consentire a host remoti, usiamo l'asterisco per indicare tutti, consentire a host remoti di fare richieste al nostro web service REST. Ora vedete che non c'è più l'errore, quindi possiamo andare a vedere cosa succede. In particolare con console.log loghiamo i dati che arrivano e vediamo che arriva effettivamente un array. In array sono visti come coppia chiave valore, dove ho una posizione e poi il contenuto vero e proprio. Ora per fare il parsing utilizzeremo, vediamo un po', sì, ok, possiamo usare la funzione each di jQuery. Con each abbiamo i dati su cui lavoriamo, la collection, e poi una funzione che avrà chiave valore come parametri. A questo punto possiamo, k conterrà la posizione all'interno dell'array e v conterrà i campi che sono stati serializzati dal web service. Ad esempio v.name conterrà il nome effettivamente della nazione. Dobbiamo adesso andare a sistemare la ordered list. E come facciamo? Beh, come prima cosa dovremo andare a recuperare la country list. Utilizziamo un selettore, quindi utilizziamo la, andiamo a recuperare la URL che ha come ID country list con il cancelletto. A questo punto possiamo recuperare un'altra variabile. Questo sarà il tag che andiamo a inserire all'interno di questa country list. Creiamo un tag lì, quindi list item, e gli aggiungiamo dei valori, ad esempio class, ad esempio l'id. L'id in particolare sarà v.id. E class conterrà le classi, diciamo, di Bootstrap. A questo appenderò uno span, un nuovo tag span, anche lì va messo tra parentesi angolari, altrimenti cerca e non crea. Text.name. E a questo punto attribuisco anche la classe che sarà country name, che ci servirà successivamente. Creo anche uno span che conterrà l'elenco, vediamo un po', citylist.length, quindi quante città ci sono in questo stato registrate. E questa informazione aggiungeremo poi inoltre anche una classe che individuerà, adesso possiamo copiare dalla documentazione del badge, che questo sarà renderizzato come un badge di Bootstrap. A questo punto prendiamo la nostra L e la appendiamo alla country list, quindi vuol dire che stiamo dinamicamente creando dei tag, e vediamo qua infatti che abbiamo la lista delle nostre degli nostri stati che è stata correttamente aggiunta. Dobbiamo togliere la dicitura iniziale, la lista stati. Possiamo andare a recuperarle e fare
listItem.empty, anzi no, resta così ovviamente. Così abbiamo tolto tutti i figli della country list, e questo ci consente adesso di andare a proseguire nel nostro lavoro di sviluppo. A questo punto possiamo andare ad associare l'evento click del nostro list item, perché vogliamo che quando vado a fare un click sul list item questo mi apra nella colonna di destra l'elenco delle città presenti in questo stato. Recupero il country ID, recupero il country name, quindi dirò di trovare tutti i tag figli di questo che hanno come classe country name. A questo punto faccio il log dei country name. Andiamo a impostare, dimostrare a log per prima cosa il country ID e il country name per verificare che tutto funzioni. Questa funzione ovviamente dovrà essere eseguita soltanto al click dell'elemento della lista. Adesso possiamo andare a vedere che se io clicco effettivamente qui c'è un errore, perché se ho sbagliato a scrivere, vabbè. E a questo punto effettivamente vedo che il numero delle città è corretto. Adesso posso andare quindi a proseguire nel mio lavoro e vado a recuperare, sempre facendo una chiamata JSON di tipo, una chiamata REST di tipo GET con i dati in JSON, vado a recuperare l'elenco delle città di una certa nazione utilizzando l'endpoint countries, country ID, cities che abbiamo definito nello scorso video. E adesso posso proseguire comunque nello sviluppo, in particolare andrò a recuperare l'ID corretto, la city list, magari sì, magari scritta con i maiuscole e minuscole corrette. Questa la devo svuotare come prima cosa. Quindi quando clicco c'è un problema. Il problema è, sì, ho sbagliato l'URL. Ok, adesso funziona. Quindi tutto funziona e posso proseguire. Quando c'è una callback con i dati, vado a vedere come viene gestita e assegno voglio che ci sia sostanzialmente il titolo della, ecco i dettagli, e qua all'interno ci sia poi il nome dello stato di cui stiamo elencando le città. A questo punto vado in realtà a creare un div, perché nel div andrò a inserire l'H1. Come faccio? Per prima cosa lo vado a svuotare. Una volta che l'ho svuotato, posso andare a creare un tag H1 e gli appendo ovviamente il dato che mi serve, country name, e lo appendo poi, lo attacco ai details. Questo mi consente di recuperare effettivamente, vediamo, c'è un errore, ho sbagliato, vediamo un po'. Ah, c'è un errore, era country name, non county name, ovviamente ora funziona, perfetto. A questo punto posso andare a fare come ho fatto prima per l'elenco delle nazioni, faccio un each data e poi chiamo ancora la mia funzione di callback, esattamente come ho fatto prima. Quindi adesso recupero function, magari sì. Recupero il tag che corrisponde alla lista delle città, così da poi poterci aggiungere man mano i valori che ho recuperato da remoto dal servizio REST tramite JSON.
per poter inserire nuovi dati, vorremmo ora poter inserire i dati in una nuova città, ad esempio, dovremmo andare a creare un nuovo metodo all'interno del nostro web service REST. Per far questo, apriamo il nostro REST controller e creiamo il metodo che risponde a POST. Per effettuare il salvataggio dovrò chiedere al country repository di salvare l'oggetto che si deve creare. In realtà l'idea sarebbe quello di passarlo così come country.getName, ma non ho imposto il costruttore, quindi vabbè, creo un oggetto country con il costruttore di default e poi utilizzo setName per impostare il valore, ma poi non cambia niente. Per testare queste funzioni posso utilizzare il RESTlet client che abbiamo già visto e semplicemente imposto il mio indirizzo con POST, scrivo il body che corrisponde ai dati che poi recupererò dal form sulla mia pagina HTML, faccio un send e poi posso vedere il risultato. Vediamo un po', c'è un 400, vediamo un po', sì, è un errore di parsing del JSON, adesso sistemato così, vediamo un po', qua c'è un 500, c'è un problema, vediamo, ah sì, per il problema sulla sequenza, bisogna tornare sul modello e impostare a identity e non ad auto, esattamente ora funziona, il modo del generated value, la notazione generated value dell'entità. Altrimenti lui cerca di utilizzare la sua sequenza e non quella del database. Se ricarichiamo la nostra pagina dovremmo vedere anche il nostro valore inserito, lo vediamo però in fondo perché c'è un problema di ordinamento, andiamo a risolverlo utilizzando un parametro per il metodo findAll del nostro GPA repository. Adesso per inserire il form per creare un nuovo country, semplicemente lo copio dalla documentazione di Bootstrap e vado a eliminare i campi che non mi servono, mi basterà un campo che contenga il nome della città, quindi devo sistemare un pochino, ma mi rifaccio sempre a spezioni di codice che si trovano nella documentazione ufficiale. A questo punto dovrò andare a costruire ovviamente l'handler per l'evento di submit del form. Qua possiamo cercare di capire cosa dovremmo fare, dobbiamo fare una chiamata Ajax. Thank you.
ovviamente l'entry era countries e non city, e adesso possiamo inserire la nostra nuova nuova country e poi vedere che questa verrà effettivamente creata. E una cosa che devo, a cui devo pensare, è il fatto che poi va riaggiornato l'elenco delle country una volta che le inserisco. Quindi per fare questo devo andare a recuperare il mio codice e andare a scriverlo esternamente. Vediamo bene di recuperare soltanto quello che sta all'interno di GetJSON, eh? Poi andrò a richiamarlo. Innanzitutto posso rendere esterna, ok, far eseguire questo prima, è giusto per capire dove inizia e dove finiscono le funzioni. La function la chiamerò updateCountryList, gli passo tutto quello che stava nel GetJSON delle mie country e lo chiamerò qui una volta che avvio il mio documento, diciamo una volta che il documento è pronto, e poi successivamente andrò a impostare la callback di success all'interno di una funzione anonima, ovviamente, altrimenti viene eseguita subito e non funziona, ma dichiarata in questo modo, ok. A questo punto posso pensare di avere un form che consente di inserire anche una città all'interno della nazione. Per farlo copierò ovviamente il form che ho già fatto per inserire la country, dovrò avere la cortezza e questo form inizierà nascosto e poi verrà visualizzato soltanto quando starò visualizzando l'elenco delle città di un certo paese, e a quel punto potrò andare ad aggiungere la singola città. Thank you.
anche per le città vado a creare una funzione esterna che vada ad aggiornare la lista. In realtà dovrò passare anche il country name, adesso poi vediamo. Però l'idea è proprio quella di praticamente duplicare, eccoci qua, di duplicare un pochino quello che si fa a livello di country, farlo a livello di città. È facile abbastanza recuperare i valori, vediamo un po'. Posso andare, c'è un errore, vediamo dove sta l'errore. Ah, ho sbagliato l'update, l'ho chiamato con una U minuscola da una parte e maiuscola dall'altra. E infatti, ok. A questo punto infatti vedo il form di inserimento delle città, in questo caso non è neanche una, quindi va bene. Dovrò andare a recuperare in realtà anche il country name, perché questo mi servirà come informazione. Esatto, ora funziona. Devo sistemare nell'elenco della città il nome della nazione. Questo non funziona proprio, direi. C'è un errore, mi torna tutta la lista. Ho sbagliato il selettore, evidentemente. Adesso lo sistemiamo. Vediamo un po'. Il selettore giusto. Lo trovo subito. E dove c'è details? Ora questa parte a posto, adesso posso andare, ho anche il country name, quindi funziona correttamente. Adesso voglio andare ad aggiungere una nuova città, chiaramente mi dà problemi perché non c'è il metodo ancora. Allora creo un nuovo metodo adesso all'interno del mio controller REST. In realtà avrà un post mapping, tornerà a una città che ha inserito. Adesso pensandoci, l'idea è che avrà un ID, avrà un city che verrà passata come parametro. A questo punto recupererò la country relativa, creerò una città che sarà la città da salvare. Imposterò il nome dal parametro passato via JSON, imposterò la country e a questo punto andrò a salvare la mia città. To save. Ok, quindi se io salvo test lui funziona e posso aggiungere gli oggetti alla mia città. Perfetto. Questa funzionalità è praticamente a posto. Ora, volendo aggiungere anche l'operazione di cancellazione di una città dall'elenco delle città di un paese, aggiungo un bottone. Questo bottone aggiungo una X, sostanzialmente, molto banalmente. Quindi questi bottoni saranno quelli che serviranno per cancellare la città. Dovrò fare in modo di aggiungere un ID che identifichi e mi consente di recuperare l'ID della città di cui si chiede poi la cancellazione. E quindi qua dovrò andare a utilizzare una cosa tipo remove meno trattino l'ID della città da rimuovere.
ora che abbiamo impostato il bottone possiamo andare a impostare la callback che verrà eseguita all'evento on click, quindi .remove.click, e impostiamo per tutti i bottoni che hanno come classe remove. E in particolare andremo a questo punto a eseguire una chiamata Ajax di tipo delete al nostro web service. Dovremo passargli l'ID della città da rimuovere, e questo lo faremo recuperandola dall'ID del bottone che viene cliccato. Possiamo ora quindi splittare sul meno e andare a copiare adesso la chiamata Ajax da una chiamata che già funziona, la inseriremo qua all'interno dell'evento on click. In particolare, adesso vediamo un pochino di cosa abbiamo bisogno, perché l'URL potrebbe essere ben più semplice di questa. Adesso vediamo un attimo. In realtà non ho bisogno di tante cose. Ci servirà a fare l'update city list, perché stiamo modificando l'elenco delle città. E qui non funziona, un attimo. Va un attimino considerato, perché ovviamente non abbiamo ancora il metodo creato, lo creiamo subito. Effettivamente l'unica informazione che ci serve è la città da cancellare, e il nostro metodo sarà banalmente un city repository.delete e la città che gli si passa. Della città gli interesserà l'ID, infatti gli passo l'ID, e il però l'URI da chiamare sarà semplicemente cities. Ok. A questo punto possiamo testare il nostro codice. City.getID, verifichiamo, possiamo cancellare le nostre città che abbiamo inserito, possiamo anche reinserirle, e quindi l'applicazione funziona. Dunque, con queste due puntate siamo riusciti a realizzare un'applicazione REST utilizzando Spring Boot e il relativo client HTML. Spero che la lezione vi sia stata utile, e alla prossima.